Nella giornata della memoria, la città di Napoli ricorda la tragedia dell'Olocausto con l'omaggio anzitutto ai cittadini partenopei che ne furono vittime, a cominciare da Luciana Pacifici, la più giovane vittima delle leggi razziali del nazifascismo, che a pochi mesi di vita fu deportata ad Auschwitz con la famiglia. Rappresenta non solo un luogo del ricordo e della memoria, ma anche un luogo dell'impegno di Napoli nel contrastare tutte quelle che sono le forme di intolleranza e ricordare questo terribile episodio della Shoah. Ma è come in questo momento nel quale ritornano in Europa venti di intolleranza e venti di violenza, ricordare sempre con grande impegno questo momento così buio della nostra storia, soprattutto per le nuove generazioni, è molto importante perché è un monito per evitare di ripetere gli errori del passato. Successivamente la deposizione dei fiori in piazza Bovio presso le pietre d'inciampo e la cerimonia in prefettura per la consegna delle medaglie alle vittime della deportazione nei lager nazisti. Una giornata importante per il presente e soprattutto per il futuro, per trasmettere ai ragazzi, a coloro che non hanno vissuto questa tragedia, il senso di questo sacrificio e soprattutto il pericolo che questi episodi così terribili possano ripetersi. Quindi avere un impegno costante contro ogni forma di intolleranza e di violenza è il miglior modo per difendere la nostra democrazia.